Renzi si potrebbe ricandidare alla segreteria del PD, una buona notizia, una pessima notizia. Bisogna chiedere a quelli del PD perché saranno tutti disperati. L'ho uscita questa agenzia, la volevo commentare con lei. Cioè così a caldo. Di Renzi io candidato valuterò per un PD forte. È una notizia, buona o cattiva, francamente non saprei dire. È una notizia. È una notizia, vero? Sì, no? Sì. Sorpresa e imbarazzo sono queste le reazioni dei parlamentari PD alla notizia, ovviamente falsa, che Renzi si ricandiderà di nuovo alla segreteria del partito. Ma è una buona notizia per il partito, no? Ha già risposto lui, arrivederci. Buona notizia che Matteo Renzi continui a lavorare insieme al Partito Democratico, a fianco del Partito Democratico. Renzi farà le sue valutazioni. Renzi sta valutando la possibilità di candidarsi alle primarie. Se la base glielo dovesse chiedere con forza, si legge nel nostro finto take di agenzia. Se Renzi decide di candidarsi è sicuramente una bella idea, ha deciso Zingaretti di candidarsi. Quindi diciamo che Renzi è sicuramente forte e autorevole. Lei ci stava pensando alla sua candidatura a Del Rio? Ciao, grazie. Ma è il candidato ideale per rilanciare il partito? Lo chiede alla persona sbagliata, essendo quello che si è candidato l'altra volta con. Se ci troviamo in queste condizioni, lo dobbiamo a lui. Io so che seguirò una strada sicuramente alternativa. Non vi libererete di lui? Ma non c'è, io non mi voglio liberare. Parafrasando le sue parole. Francamente, secondo me Renzi è nel PD, non è il futuro. La falsa notizia risulta credibile a molti. La stupisce questa notizia? Assolutamente no. A lui comunque piace essere numero uno. Non mi sembra che Renzi sia il cambiamento, sinceramente. Ma per la sinistra è una buona notizia? Credo proprio di no. Alcuni non ci cascano. Credo sia un'agenzia falsa. Alza il naso. Ci ha azzeccato. Vede, per una volta che faccio bella figura. Che si candida Renzi, non è credibile. Tu di no, bello lo scherzo comunque. Una fake news, una bufala inventata da noi. Una fake news che però io personalmente se la fa sarei contento. Mi dice che è una fake news e le confermo tutto quello che ho detto. Una bufala credibile comunque. Vi ringrazio per questo fantastico momento. Non vorrei deludervi, ma temo che non sia una fake news. Temo che lui ci stia pensando sul serio. Molto credibile e tenetevela buona, perché prima o poi quando esce l'agenzia avete già i servizi fatti.